settimana sono l'ETF controllato da Deutsche Bank, che investe sui titoli più capitalizzati del mercato azionario cinese, e l'ETF controllato da Deutsche Bank, che punta sulle principali azioni del mercato azionario cinese. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF di Deutsche Bank, che investe sulle società operanti nel settore dell'energia, e l'ETF di Lyxor, che rappresenta le principali azioni di società russe scambiate sul London Stock Exchange. Mostrano volumi elevati l'ETF gestito da Lyxor, rappresentativo della performance prodotta dalle principali multinazionali, e l'ETF emesso da iShares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, che investe sulle aziende caratterizzate dal miglior rating in termini ambientali, sociali e di governance. Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato australiano. Invito all'acquisto per l'ETF emesso da iShares, esposto sulle 225 delle società giapponesi negoziate nella prima sezione della borsa di Tokyo.